20 milioni a Faenza dal PNRR per finanziare progetti elaborati dal Comune. Considerando i progetti che fanno capo alla provincia di Ravenna, come la riqualificazione delle scuole o all'azienda sanitaria, la Casa della Salute, in città arriveranno fra i 35 e i 40 milioni di euro. Altri 7 milioni potranno arrivare per altri progetti per i quali si attende una risposta. Per quanto riguarda i progetti già finanziati, a fine anno partiranno i primi cantieri. Nel 2023 i bandi per i progetti più importanti, come la Cavallerizza, la Graziola, Montecoralli o la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. A breve, invece, partirà anche la gara per Palazzo delle Esposizioni. Il risultato sicuramente che è stato frutto di sacrifici, perché comunque è stato un anno intenso, un anno di lavoro, un anno di iter amministrativo e burocratico non indifferente, in quanto, come dicevo prima, noi non siamo esentati da nulla, gli adempimenti nostri sono quelli, gli adempimenti anche dei privati cittadini, abbiamo tutto l'iter autorizzativo da richiedere, sicuramente insomma anche le situazioni nazionali ed internazionali sono, navighiamo insomma nello stesso mare di tutti, quindi caro prezzi e difficoltà nel reperire insomma le materie prime, quindi un anno dove i progetti sono stati effettuati in tutte le loro fasi, dalla fase di studio di fattibilità alla progettazione definitiva, e quindi sono stati a volte comunque anche modificati in base un po' al contesto internazionale in cui stiamo vivendo. Alcuni progetti stanno anche per partire, quali i primi che partiranno? I primi che partiranno sono il PNRR assegnati al Teatro Masini e al Cinema Sarti, due progetti di riqualificazione energetica, uno da 500.000 euro Teatro Masini finanziato per 400.000 e uno da 250.000 Cinema Sarti finanziati per 200.000. Entrambi sono interventi di risparmio ed efficientamento energetico. Quello del Teatro Masini è un isolamento del tetto, una separazione e un miglioramento della centrale termica e un miglioramento dell'illuminazione. Metteremo a LED tutte le luci che è possibile mettere a LED nel teatro. Per quanto riguarda invece Cinema Sarti, viene cambiata la centrale termica e passerà a una centrale a condensazione. Il primo grande progetto che potrebbe entrare in cantiere, quale potrebbe essere? Sicuramente entro, diciamo, oltre a questi due di efficientamento energetico, sicuramente la Cittadella dello Sport, la Graziola e il Crossodomo dei Monti Coralli sono indubbiamente i primi due che, insomma, almeno nel nostro cronoprogramma partiranno. Vi sono poi altri progetti che sono stati ammessi ma non hanno ottenuto il finanziamento, che cosa si deve aspettare? In parte sono stati finanziati in una seconda chiamata, non subito, ma il PNRR prevede delle ripartizioni sia sulla qualità del progetto ma anche sulla territorialità, e quindi diciamo che sono in lista d'attesa, hanno tutti un buon punteggio, per cui speriamo che nel 2023 nella seconda call vengano finanziati.